Il Conflenti vince lo scontro diretto contro il Mach 3 in trasferta 3-0 per la squadra di testa della classifica e si porta, resta in testa appunto con un punto di vantaggio sulla seconda in classifica che è il Marca. Anche questa squadra vince la partita giocata sabato contro il Coringa, addirittura maramaldeggiando, come si dice in questi casi, 8-2 il risultato finale, e in questi casi sapete come la pensiamo noi. Comunque vabbè, questo è il risultato, noi lo segnaliamo, 8-2 per il Marca sul Coringa. Dicevamo del Conflenti che vince quindi questa partita con la doppietta di Gallo e la terza rete di Stranges. Anche il Belvedere vince la sua partita casalinga nell'anticipo di sabato per 4-0 e quindi resta in quarta posizione, raggiungendo quasi l'Excalibur a un punto, che rimane a 24, essendo stato sconfitto per 1-0 dal Maida. Maida che era una squadra che ha poco da chiedere a questo campionato, ma che probabilmente se vuole togliere qualche soddisfazione, e questo ha consentito di battere il Fronte e quindi di relegarlo in terza posizione, quindi scavalcato appunto anche in questo caso dal Marca. Il Girifalco pareggia in casa con il Longobardi e rimane a 16 punti proprio appunto insieme con la squadra cosentina, diciamo a ridosso della quinta posizione del Mach 3, che è a 20 punti, e quindi c'è ancora la possibilità di poter raggiungere almeno la zona playoff, che ricordiamolo è importante quest'anno perché, come anche negli anni precedenti, in quanto sono tre le squadre che sono promosse, una direttamente e due attraverso un unico playoff che viene fatto tra seconda e quinta e terza e quarta. Chi vince questo playoff senza dover fare nessuna finale viene automaticamente promosso in seconda categoria.